autentico corifeo degli anni 20, dei ruggenti anni 20, dell'America che esce dal primo conflitto mondiale, del mondo dei gangster e dei primi movimenti femministi, straordinario interprete perfetto di se stesso, del suo mito, Francis Scott Fitzgerald è indubbiamente la voce più alta, la più straordinaria, la più dirompente, straziata e innovativa dopo Mark Twain e come maestro, quale sarà, di Hemingway e di Faulkner. Per tutta la vita, Fitzgerald interpreta perfettamente nei suoi romanzi non soltanto il disagio giovanile, ma il mondo incantato e romantico e straziato in fondo d'un eterno adolescente, qual è lui, e qual è Jay Gatsby, il protagonista del suo più straordinario e celebrato romanzo. Un giovane follemente innamorato, con tutto il trasporto infantile e romantico d'un amore impossibile, purissimo adolescenziale, d'una giovane forse non così adatta al suo cuore, forse non così nobile. Tornerà poi ricco e spietato, un po' come il conte di Montecristo di Dumas, per riuscire a rivivere quel magnifico sogno di incanti. Ma si sa, i sogni finiscono sempre all'alba e il sogno d'amore di Jay Gatsby si infrangerà brutalmente, non tanto contro la società dei ricchi e dei cinici, quanto contro il mondo degli adulti. Gatsby, e con lui Fitzgerald, è uno straordinario adolescente, incantato e poetico, che non può assolutamente essere compreso con il suo sogno d'amore nella cruda brutalità del mondo adulto. Fitzgerald morirà a soli 44 anni, e con lui, e con la morte di Gatsby, che in fondo è lui, morirà un'intera generazione preparandosi a un nuovo mondo e a nuove età.